Ciao a tutti quanti, sono Mars e bentornati su Spore. Come potete vedere, i miei ominidi sono ben diversi dall'ultima volta. Hanno qualcosa in meno, insomma. Il motivo è molto semplice. Il salvataggio precedente è andato completamente a farsi fottere, quindi, boh, non so perché ogni volta che accedo a quel mondo mi frizza tutto e quindi dovrò continuare con quei... Cosa sta facendo col collo? Dovrò continuare con questi, che sono la versione pacifica di quegli altri. Diciamo che questi qua si sono evoluti cantando e ballando con gli altri e quindi questa volta cercherò di fare lo stesso anche con loro. Innanzitutto caghiamo fuori un bambino, perché poi ci servirà, e mandiamo questi tizi qua a raccogliere il cibo. Sono ovviamente fruttariani, sono vegetariani, quindi se possono non ammazzare qualcosa lo faranno ben volentieri, dato che hanno questa specie di proboscide. Cosa fa questo? Ok, hai capito? Mamma, come sono aggraziati. Le animazioni sono orribili. Quanto costa fare un kid? 10? Spariamone fuori un altro. Dobbiamo fare più cuccioli possibile, perché poi sicuramente arriverà qualche altra tribù a romperci le palle e sarà un bel problema se non siamo evoluti. Cosa sono quei cosi? Sono inguardabili. Sono dei Jigglypuff praticamente. Spariamo fuori un altro kid. Perfetto. Sto evolvendo. Ah no. Ah no. Oddio, questi qua sono i nemici, a quanto pare. Hanno più zampe che cervello. Potremmo anche diventare amici. Come cammina questo? Ha dei problemi? Signor Parkinson? Nella versione vegetariana e pacifica fa le cose più in fretta, perché ammazzare le cose, ammazzare gli animali diventa un po' complicato quando sono tanti, hanno tanta vita e sono dannosi. Le piante non devi ucciderle praticamente, te le raccogli. Cosa cazzo è quello? Innanzitutto io voglio costruirmi una roba per difendermi, perché la difesa è importantissima. E poi ci pensiamo anche ai corni, quelli per suonare. Voi due andate a prendervi delle lance, perché non si sa mai. Dove sono i miei rivali? Giusto per capire. Ah, eccoli là, sono là in fondo, grande. Ah, posso già costruire gli horn. Perfetto, mettiamoli qua. Dobbiamo suonare il flauto con i nostri vicini per non farci dei nemici. Per adesso, poi quando avrò abbastanza potenza di fuoco e sarò abbastanza evoluto, li sterminerò tutti quanti, perché non voglio concorrenti nella mia zona. Allora, due con le lance qua che stanno a difendere la base, perché non si sa mai. Andiamo a dare un'occhiata a questi tizi, vedere che come se la vedono la vita, se ci odiano. Signore, noi vogliamo solo parlare. Non lo so cosa sta succedendo, io continuo a suonare. Wow, sono arrivati i nostri amici, grande. Suonando un piffero gigantesco. Beh, è andata bene, no? Versi a caso. Boom. Ora ce l'abbiamo come buoni amici. 47 di cibo. In teoria potrei sciacallare tutto quello che hanno, no? Ci siamo evoluti, grandissimo. Madonna mia, mi vergogno un po' di essere diventato pacifico. Dagli vecchi tempi in cui squartavo di cosa si muovesse. E adesso i miei omini possono finalmente andare avanti, sperando che non mi si frigga anche questo save game. Ok, adesso tornate tutti qua, perché non abbiamo più bisogno di loro. Fishing, mettiamo qua per il cibo. E le maracas le mettiamo qua. Come faccio a pescare? Non lo so. Come si fa a pescare? Aiuto. E non sono capace. Come si fa a pescare qua nell'acqua? Loro fanno fishing, ma non so dove. 20 di cibo. Possiamo costruire un figlio. Costruire un figlio, detto così, bruttissimo. E niente, adesso non devo fare altro che andare avanti, raccogliere le cibame, evolvermi. Ah, mi stanno offrendo un regalo. La brown. 20 qua tutti. Massacrate questo pirla. Oddio, cosa sto facendo? Ho fatto partire qualcosa. Vai tutti quanti. Grande. E adesso festeggiamo, no? Ti sono massacrati da soli praticamente, perché adesso io vado lì, li aro completamente. Li rado al suolo la città. Oddio. Ah! Sciamano di merda, io ti faccio a pezzi. Dov'è che vuoi andare? Pezzo di minchione. No, mi ha rubato il cibo. Maledetto. Adesso vi scuoio. Io vi scuoio tutti. Dai, dai. Portami dal tuo branco lì, dal tuo cazzo di posto di merda da dove vieni fuori. Oddio, ma questi sono evoluti di brutto. Attaccate, attaccate. Il mio capo è morto. Fuga, fuga, fuga. Questa è una battaglia che non possiamo vincere. Sono troppo forti. Torniamoci nella base, va. Ancora che rompe i coglioni questo. Ah, pensavi di fregarci, eh. Ragazzi, difendetevi. Non fatevi sottomettere così facilmente. Allora, se tutto va bene. Ottimo. Fate fuori lui. Li abbiamo tirati fuori dal loro villaggio, eh. Questa è una buona cosa. Mamma, quante lance si è preso questo in culo. Fantastico. Li abbiamo massacrati. Ora potremo in teoria controattaccare, perché loro hanno pochi soldati. Tu sei stato bravo e quindi non ti faccio niente. Quindi i rosa sono i bastardi da far fuori. Ah, questo è venuto fino qua per farsi massacrare. Grandissimo, mi hai fatto proprio un favore. Sei un idiota. Sei proprio un idiota. E adesso noi possiamo attaccare.
e devastare il loro villaggio, perché non rimane praticamente più nulla. Vi distruggo, ragazzi, vi distruggo. Ah, 700 addirittura. Sono 0 su 9. Dobbiamo solo distruggere questo schifo. Così imparate a venire a combattere nella mia zona. Io che ero pacifico, non volevo farle male a nessuno. Al cielo non piace il nostro villaggio. Dovremmo andare a riapacificare i toni. Fantastico, ce ne siamo sbarazzate finalmente. Dovremmo sistemare i rapporti con quegli altri imbecilli, come dicevo. Prendiamo le maracas. Andiamo a parlare con l'alfa. Ma no, non il gift. Io voglio parlare. Forse non è chiara la cosa. A 10 di food per dargli un gift. Cosa cazzo sta succedendo? È il carnevale di Rio. Guarda come leccare il culo ai vicini. Spero che qualcosa gigante non si incazzi. Toh, prendetevi il gift e non rompete i coglioni. Spero che abbiano capito. Brown Village ci ha dato qualcosa. Fantastico. Bellissimo. Ui. Ah, ci hanno portato tutti di... Figlio di puttana! L'ora delle maracas è finita. È ora di crepare. Tutti armati di lanci, ragazzi. Qua bisogna fare una mattanza. Però io ho un'idea. Mi devo arruffianare i verdi. Perché i verdi sono stati gentili con me. Non hanno rotto il cazzo. Andiamo a parlare con zio qua. Dobbiamo farci gli amici, perché gli azzurri sono dei figli di puttana. Voglio fare un effetto tipo panino e schiacciarli nel loro territorio. Così nel caso io abbia bisogno di rinforzi, ho rinforzi da entrambi i lati. Facciamo questo balletto tattico. Sono nostri amici quasi. Perfetto. Non sono aggressivo, sono... Mi faccio i cazzi miei. Se venite a rompermi le palle vi disintegro. Le maracas. Dai, molla giù e vattene. Già che ci siamo, parliamo con loro. Maracas. È solo maracas vogliono questi. Corno. Fantastico. Alleati grandi. Adesso levatevi dei coglioni, va. Oh, ci stiamo evolvendo. Ottimo. Penso che gli azzurri adesso faranno la fine del cazzo. Oddio, ma qua c'è un altro Lavender Village. Quello sarà un problema. No, non stanno venendo per un aiuto. Stanno venendo per massacrarci. E io li disintegro adesso. Così imparate ad attaccarmi. Vediamo il Lavender. Qua è lavanda. I lucertolini sembrano simpatici. Mangiano, raccolgono frutta. Non attaccano. Non sono neanche carnivori, tra l'altro. Dov'è l'alfa, il bastardo? Ah! Il capo! Mazziamo il capo, che è il più pericoloso. Allora, il capo è andato. Adesso divertitevi. Grande! Ora, distruggete questa cazzo di cosa. Leviamoci dalle palle sti azzurri. Voilà! Ci danno anche delle tecnologie nuove. Penso che ci siano le torce quelle da lanciare. Navetta aliena? Oh, merda. Fuggite! Fuggite! Via, 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 veloci! Però, in teoria... Posso anche farmi amici di Viola, no? C'è bisogno per forza di farli fuori. Io ho paura che qua mi fottano le persone proprio. Andiamo giù dai Viola a farci gli amici, perché sono gli ultimi rimasti. Andiamo a parlare con l'alfa. Non sono molto contenti di vederci, eh. Penso che dovrò eliminare anche loro a questo punto. È un problema perché non ho armi. Io gli do la possibilità di essere mio amico, no? Però se loro si rifiutano e ci attaccano... Ok, in teoria dovrebbero essere nostri amici... Oh, adesso posso parlare con questi deficienti. Grande. Possiamo socializzare? Dopo mille regali? Oh, là! Ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Adesso devo solo farmeli buoni amici. Vediamo se riesco. Tutto in una botta sola. Ma no, ma perché no? No, per un pelo! No! No, la cosa non funziona. Non so per quale motivo non funziona. Forse c'è bisogno di qualcun altro. Ho dovuto chiamare rinforzi, perché a quanto pare questo gruppetto minuto non è sufficiente per convincere gli altri ad essere i miei best friends. E quindi adesso devo riprovare di nuovo. Oh, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Abbiamo fatto festa, siamo tutti contenti. E adesso dovrete morire, no? Ultimo totem aggiunto al nostro... totem. Possiamo evolverci allo stadio di civiltà. Ci hanno portato anche dei doni. Il Brown Village ormai è nostro succube. Cioè, ci porta sempre da mangiare per non farsi massacrare. Yeah! Adesso passeremo allo stadio successivo dell'evoluzione. Vediamo che cosa ci offre. Innanzitutto devo fare il planning dell'outfit, perché attualmente non ho un outfit.
Perfetto, direi che è a posto come cosa, no? È molto carino, molto alien. Guardateli che belli con le loro armature scintillanti. Passiamo allo stadio successivo e direi che ho finito per questa fase, no? Sta dicendo cose a caso? Probabilmente dovremo costruire un centro città. Eh sì, devo costruire un centro città. Un city hall. Municipio va benissimo. Eccolo, il municipio costruito, texturizzato. Siamo pronti a conquistare tutto quanto. Ora devo costruire un veicolo di terra. E questa è una cosa che non ho mai fatto. Aratore, cioè che sia piuttosto adatto. Eccoci. La civiltà sviluppata finalmente. Centro città costruito, armature costruite. La città si è aggiornata. Siamo nell'era successiva. Il nostro mezzo è pronto. E niente, possiamo prepararci semplicemente alla devastazione totale di questo pianeta e poi pensare all'epoca spaziale. Lo vedremo nel prossimo episodio. Io spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, sapete benissimo come funziona YouTube. E da Mars è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo episodio. Ciao.